La Samb si fa raggiungere a 5 minuti dalla fine e fallisce l'occasione per l'aggancio proprio con la Renato Curi angolana a quota 50 per vivere con maggior serenità almeno questo finale di questa travagliata stagione. La Renato Curi di Amaulo, oggi in tribuna per squalifica, si è dimostrata squadra di tutto rispetto e non era certo arrivata a Riviera per pura testimonianza. A dispetto di un brutto primo tempo, la ripresa alla squadra di Amaulo, presa per mano dall'ottimo napolano, è riuscita a recuperare e portare via un punto a Riviera. Senza Chessari e Porpora squalificati e con Cucù e Covelli non al meglio, Palladini vara un 3-4-3 con il 93 Turbacci tra i pali, Ogliari, Mengo e Nicolosi sulla linea difensiva, Zazzetta e Moscarino esterno con Rulli e Salvagno in mediana e di vicino e D'Angelo a supporto di Dirito. È proprio l'attaccante argentino a creare la prima occasione, deviando di testa al nono un pallone che dopo un rimpallo si era impennato in aria. Ortolani c'è. Passano 5 minuti e la Samb va in vantaggio. Splendida azione manovrata dei rossoblù. Apertura sul settore di sinistra che manda al cross Rulli. Pallone perfetto per la testa di Dirito che dal limite dell'area piccola mette alle spalle di Ortolano. È la squadra di Palladini a fare la partita, ma le occasioni sono scarse. La Samb si fa vedere ancora con una girata di Dirito dal limite al 21esimo, mentre il primo tiro in porta degli ospiti arriva solo al 27esimo. Punizione di D'Alessandro dai 25 metri. Turbacci blocca comodo. La Samb, capito che gli abruzzesi del primo tempo sembrano una squadra appagata, provano ad allungare e strappa applausi con l'uomo migliore dei rossoblù al 33esimo. Rulli parte palla al piede dalla propria metà campo e dai 25 metri prova il destro che esce di un metro alla destra di Ortolano. Il raddoppio è nell'area, è puntuale, il 2-0 arriva prima del riposo al 40esimo. Moscarino in percussione sulla sinistra viene chiuso dalla difesa abruzzese, allora preferisce appoggiare a Rulli che libera ancora il destro ed indovina l'angolino dove Ortolano non può arrivare. L'azione più pericolosa per gli ospiti viene confezionata proprio allo scadere dei primi 45 minuti, colpo di testa debole a centro area di Parmigiani su cross da sinistra di D'Alessandro, Turbacci blocca. Dopo il riposo dagli spogliatoi esce una Renato Curi trasformata che parte subito alla ricerca del gol che riapre l'incontro e lo trova al 55esimo. Punizione dalla sinistra, pallone che spiove nell'area piccola e nella mischia che si accende Pirozzi sotto misura trova la girata del 2-1. La Samb è viva e prova a rimettersi a distanza di sicurezza al 65esimo a fondo di D'Angelo che entra in area dalla sinistra ma poi invece di calciare a rete cerca l'assist a centro area ma non trova nessun compagno e l'azione sfuma. Sul ribaltamento di fronte l'angolana conquista una punizione da posizione analoga a quella del gol e per poco non trova il pari. Turbacci battezza fuori lo spiovente e Parmigiani in spaccata sul secondo palo non trova la porta. La Renato Curi spinge ma apre ovviamente varchi per il contropiede della Samb ma i rossoblù sprecano molto prima di trovare il gol del 3-1 al 71esimo con Di Vicino che prende palla sulla tre quarti, avanza qualche metro e lascia partire un sinistro imparabile per Ortolano. La partita sembra chiusa e la Samb ha anche l'opportunità di calare il poker al 75esimo con D'Angelo che viene murato in angolo dal recupero di un difensore abruzzese al momento del tiro. Ci credono ancora i ragazzi di Amaulo che riaprono di nuovo il match al 78esimo con Napolano che su punizione dai 25 metri indovina l'angolo. Per Turbacci non c'è nulla da fare. A questo punto gli abruzzesi caricano a testa bassa e la Samb traballa all'83esimo. Ogliari si fa ammonire dopo una serie di rimpalli con Cammarata per evitare di aprire strada verso Turbacci all'attaccante abruzzese. Tocca la palla con la mano. Ma due minuti più tardi l'angolana trova il gol del 3-3 all'85esimo. Napolano riceve in area sul filo del fuorigioco e di piatto destro batte ancora Turbacci. L'angolana si accontenta così, la Samb non ne ha più e dopo 3 minuti di recupero arriva il fischio finale di Viola di Lecce e dagli spalti arrivano i fischi dei tifosi rossoblù che oggi avevano creduto davvero in una bella vittoria.